Ah, gli artigianali. Gli artigiani sono un argomento che vorrei tanto affrontare, l'affronto stasera perché mi devo togliere un sacco di sassolini dalle scarpe. Per gli artigianali ci hanno messo in croce, come Gesù. C'è stato qualcuno che là non si è visto per una vita, disinteressato al massimo. Non sapeva manco chi era la gente, il presidente degli artigianali. A un certo punto io sono abituato a lavorare, dice il dottor Cesare, una cosa alla volta. Nei primi 6 mesi del mandato ci siamo occupati della farmacia, nei secondi 6 mesi ci siamo occupati della stu, nei terzi 6 mesi ho messo le mani sui artigianali. Ho trovato il delirio, adesso ve lo racconto. Ho nominato due persone serie, due persone oneste, che sono state talmente serie e talmente oneste, che ad un certo punto, quando hanno capito che loro non ce la facevano più, mi hanno rimesso in mano le chiavi, mi hanno detto per lui, noi non ce la facciamo più. Bisogna che trovi un'altra soluzione. Ho nominato Fernando Santucci e ho nominato Virgilio Buccitti, che ci si sono dedicati anima e corpo, senza prendersi un euro. Una roba rivoluzionaria! Una roba rivoluzionaria in questa città! Perché quando tu qua nominavi qualcuno in una società partecipata era per dargli la poltrona e lo stipendio, cioè a questo servivano le società partecipate. Consigli di amministrazione per la farmacia, consigli di amministrazione per la stu. Qua era tutto un consiglio di amministrazione. Questi senza prendersi un euro in 4 mesi hanno fatto il lavoro che quello di prima non aveva fatto in anni, anni e anni. E hanno scoperto pure quello che abbiamo scoperto. Ci hanno linciato. Gli amici del Movimento 5 Stelle, articoli contro il consigliere Guadagno, contro di me. Sembra che noi avessimo nominato ai piani artigianali Al Capone, non so, Virgilio, non trovo il termine adatto, poi me lo suggerisci tu, insomma. A quale uomo della mala statunitense vuoi essere paragonato, insomma. Poi ci siamo accorti che mancavano i bilanci preventivi dal 2010 al 2016. Si sono accorti loro, dice, ma mancano i bilanci preventivi dal 2010 al 2016. Dice, vabbè, saranno dimenticati. E poi ci siamo accorti che mancava pure l'approvazione dei bilanci preventivi del 2014 e del 2015. Dice, vabbè, si saranno scordati pure questi. E ci siamo accorti che mancavano i versamenti delle ritenute previdenziali e fiscali e dei compensi dell'ex presidente, quello lo stipendio se lo pigliava, non era come Fernando che inseriva lì. Dice poi manca l'indicazione nei bilanci del versamento delle tasse. Dice beh, le tasse non le pagano. Come le tasse non le pagano? Dice no, le tasse non le pagano. E i compensi percepiti dall'ex presidente sono per circa il doppio delle somme rispetto a quelle in un anno, nel 2014, i compensi del presidente sono circa il doppio delle somme che aveva deliberato l'assemblea, dice un aspetto da chiarire. E mo lo chiarimo, che se pensa che non lo chiarimo. E Chiadroni Gianni. Chi è che voleva i nomi? Io ho ancora un giorno problema, girà, Chiadroni Gianni. Sì, via carta e penna. Grazie all'impegno del CDA, nel quale hanno lavorato il presidente Santucci e il consigliere Virgilio Buccitti, per parte pubblica, nominati da me, poi naturalmente ci sono i soci di parte privata, queste anomalie sono state sanate. In assemblea abbiamo approvato i bilanci, abbiamo sistemato tutte le cose che vedete lì su, perché è emerso che il consorzio aveva effettuato, cosa molto grave questa, cosa molto grave, aveva effettuato dei pagamenti senza che nella contabilità fossero presenti le relative fatture. Pagava le ditte ma non c'erano le fatture e per lavori di manutenzione e spese legali abbiamo visto che il consorzio era privo di indirizzo deposta certificata, quindi la Camera di Commercio scriveva che non arrivava mai niente, che è un bel metodo, se tu apri un'azienda non ti fa la posta certificata così la Camera di Commercio non te trova e risolvi, e non aveva l'indirizzo di mail ordinaria, non aveva il protocollo di registro di prima nota, non aveva la cassa, non aveva l'utenza telefonica. E c'erano delle anomalie di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale e contabile. Grazie al lavoro gratuito, lo ribadisco, di Fernando, di Virgilio e dei soci di parte privata, questa roba è stata ripristinata e nell'ultima assemblea dei soci abbiamo deliberato, su mia proposta, ma sapete che gli artigiani sono 44, l'azione di responsabilità contro i vecchi amministratori. Ieri sera, giusto, ieri sera, c'è stata una nuova assemblea, io ho ringraziato ufficialmente Fernando e Virgilio per il lavoro, al loro posto ho nominato due tecnici, perché capisco che la situazione è talmente difficile, visto che
nella slide non c'è scritto, ma ci sono debiti molto molto importanti. C'è un debito che andrà discusso a Piazzale Clodio già a febbraio, un debito che si è trattato di circa 80.000 euro, ma potrebbe diventare fino a 150.000 euro. Ci sono circa 50.000 euro di tasse di vario genere non pagate. Insomma, c'è una situazione davvero difficile dal punto di vista debitorio che potrebbe mandare il consorzio in liquidazione tecnica. E per questo io ho nominato la dottoressa Piera Morgia, che è una commercialista nota di Colleferro, e l'avvocato Monterisi come rispettivamente presidente e consigliere, in modo tale che una commercialista e un avvocato possano mettere le mani in maniera più viva in una faccenda che ancora non sappiamo se si potrà risolvere. Ringrazio, perché l'ho visto, il dottor Romani, perché finalmente il consorzio ha un revisore contabile, che questo era uno dei pochi, forse l'unico consorzio d'Italia che non già aveva il revisore dei conti, una cosa da matti. Con i soldi degli artigiani soprattutto, perché poi il comune ha il 27% e fa la sua parte, versa una quota, gli artigiani versano 44 quote, non tutti versano, diciamo quelli che versano.